un cenno molto preciso nel mio libro al fatto che il famoso muro col Messico negli Stati Uniti l'ha costruito Bill Clinton. Adesso Trump, che è un maestro nel manipolare i simboli, ha inventato la questione. Obama, no? Sì. Ha cominciato Clinton. Il muro più grosso e più visibile, lo conosco molto bene perché abitavo in quello stato lì, in California, è fra Tijuana, Messico e San Diego, California. Lo costruì Bill Clinton negli anni 90. C'è stata un'epoca in cui la sinistra aveva una visione moderata, pragmatica dell'immigrazione che va controllata, va governata con delle regole. C'è stata un'epoca in cui agli immigrati si diceva che dovevano integrarsi e che entrando in un paese dovevano anche farsi carico di doveri. Adesso c'è una sinistra ultraradicale che agli immigrati dice che hanno solo dei diritti, che i confini sono sostanzialmente una cosa del passato, illegittima, immorale, i confini vanno abbattuti. Il paradosso è che chi crede nei confini sono proprio quei disperati. Gli honduregni che vogliono passare di là dal confine degli Stati Uniti, il confine ci credono e come? Perché è la barriera contro il caos che lasciano alle spalle, contro il regno dei narcos. Oltre il confine c'è uno Stato di diritto, ci sono tribunali e polizie che funzionano. E la sinistra che ha strumentalizzato i disperati dell'Honduras, costruendo, organizzando dei cortei che dovevano andare a sfondare il confine, scontri con la polizia, sono arrivati addirittura a teorizzare un referendum per abolire la polizia di frontiera. È una follia. E in questo anche, secondo me, la sinistra italiana deve riappropriarsi dell'idea di nazione. Non la si può lasciare ad altri. L'idea di nazione è un'idea pulita. Noi abbiamo avuto dei patrioti che si chiamavano Mazzini e Garibaldi, che erano i padri della sinistra italiana. Abbiamo tifato per dei nazionalismi come quello palestinese, vietnamita. Anche Gandhi era un patriota. Cioè, non la si può lasciare solo all'altra non parte. Non è fascismo amare la propria nazione. Diciamo, quando poi sei appunto in una tifoseria, ed è per quello che dovresti uscire dall'equivoco del tifo, no? Certo.